Può il cibo, elemento prosaico per eccellenza, godimento puramente epicureo, diventare poesia? E può la tradizione sorpassare il confine, pure prezioso, di custode dei valori e diventare fattore di modernità? La risposta è sì, doppio sì, sempre che si possa contare su facilitatori generosi che raccontano al passante i patrimoni del territorio. Insomma, si può fare cibo come una volta, sì, certo, ma con la voglia di comunicarlo propria dei nostri tempi. Ed è proprio la divulgazione di ricette identitarie e menù dedicati il segreto del successo della rassegna di cultura enogastronomica Cucina Popolare Frentana, ideata da Gal Maiella Verde e Slow Food Lanciano. Dopo un mini tour riservato ai giornalisti del settore provenienti da tutta Italia, dal 1 all'11 dicembre Cucina Popolare Frentana, Tracce d'Identità, si apre a tutti con una serie di piatti proposti da 14 strutture tra agriturismi e ristoranti. Non solo pranzi o cene, nei borghi ospitanti all'interno dei rispettivi locali, osti, cuochi e ristoratori, che spesso sono anche contadini, allevatori, norcini, olivicoltori, si faranno ambasciatori di saperi e sapori d'Abruzzo, grazie ai loro menù specifici della zona. Pallotte cacio e ovo, pizza scima, zuppe di legumi, polenta con baccalà e peperoni, pasta fresca tirata a mano e ancora papera, agnello, coniglio sotto il coppo con le patate e poi formaggi e salumi, dolci e pasticceria secca. Preparate con l'utilizzo di materie prime molto spesso umili, le ricette diventano così uno strumento essenziale per rivelare il valore intrinseco della civiltà agropastorale del territorio che, dalla Maiella orientale, guarda il mare. Tornando agli amici giornalisti, si sono seduti a tavola più consapevoli di quello che stavano per assaggiare. Conoscere gli antichi sistemi di produzione e di preparazione dei piatti li ha lasciati letteralmente a bocca aperta, giusto o pronta per accogliere il gusto delle specialità frentane. Dopotutto la cucina, si sa, può arrivare più lontano degli spot. Una manciata di ferfelloni o una pizza scima sono cartoline del gusto che verranno scritte con cura e condivise, diventando veicoli preziosi per far conoscere e frequentare il nostro Abruzzo.